Ciao a tutti cari amici legnanesi, eccoci qui per la seconda volta. Per il secondo anno consecutivo alla giornata di... Manieri aperti. Oggi siamo qui, Ricky, siamo qui davanti alla contrada San Bernardino. Andremo a vedere dentro tutte le iniziative della giornata del maniero. Intervisteremo un po' di persone, un po' di popolo, vero popolo. Andiamo dal popolo. E io mi tolgo gli occhiali, cosa dici? Sì, tanto sei bella sempre. Ragazzi, il primo maggio, cioè... Oggi è la festa dei lavoratori, ma noi siamo a lavorare anche oggi. Ho delle occhiaie paurose. Entriamo, ragazzi. Questo è l'ingresso del maniero di San Bernardino e vediamo subito un bellissimo banchetto pieno di tanti belli oggetti e delle bellissime torte. E adesso ci facciamo spiegare un po' che cosa sono tutti questi oggetti e chi li ha realizzati dalla signora Romana. Una delle anime del maniero. Dama del maniero. Dama addirittura. Sì, è una giusta, eh. Allora, spiegaci un po' cosa rappresenta questo banchetto. Niente, sono i lavori che fanno le nostre donne durante l'anno, così come anche le torte. Tutto realizzato all'interno da voi? Realizzato da noi. Cioè. Olga, cos'è che ti colpisce più di tutto qua? Questa borsetta è una pochette. Sì, è un... Lì si... è utilizzabile in mille modi. Si possono mettere dei fiori... delle spezie, qualsiasi cosa da appendere o comunque... Mettete i fiori nelle nostre borsette. Chi vuole può anche utilizzarla per uscire la sera. Bellissimo. Qual è il tema della vostra festa di oggi qua in contrada? Allora, noi abbiamo gli arcieri, abbiamo diverse manifestazioni, bimbi che... E poi abbiamo un bellissimo Nutella Party oggi pomeriggio per tutti i bimbi. Nutella Party. Anche per gli adulti. Anch'io, esatto. Giusto. Per quello a tutti. Penso che piaccia di più ai grandi che ai piccoli. E allora, se non avete problemi di brufoli, questo pomeriggio tutti al Nutella Party. Bravissimi. Io non posso partecipare. Siamo allora numerosi. Ciao! Nome e cognome? Giulia Tombini. Ruolo? Dama. Devo capire, attaccante. Nome e cognome? Ciao, Matteo Spadari e faccio il cavaliere. Allora, uno che si chiama Matteo Spadari non può che fare il cavaliere ed essere qua a lavorare con le armi. E io vedo che tra l'altro il vostro tema della sfilata sono proprio le armi. Le armi, giusto? Sì. Ecco, allora spiegaci un attimino che cosa stanno facendo qua all'interno del maniero in questo momento e spiegaci un attimo anche l'ambientazione. Allora, abbiamo diviso il maniero in tre postazioni diverse di rievocazione, che sono il tavolo dei nobili con tutto quello che sono abiti e strumenti quotidiani e il cibo dei nobili, il tavolo degli arcieri e poi il tavolo dei popolani, comunque della gente più semplice, dove ci sono attrezzi e vettovaglie di quello che era il mangiare e il bere della gente più comune, del popolo, della plebe. Oggi qui cosa si mangia? Oggi qui cosa si mangia? Vedo una cucina, sta preparando qualcosa di... C'è trippa per gatti qua. No, anzi, c'è la trippa. Esatto. C'è trippa per gatti. Oggi la preparate da un anno che se la prepara sta battuta. Vi studiamo la battuta da fare a San Bernardino. Oggi c'è la trippa come piatto speciale e poi abbiamo la nostra commissione cucina, sta preparando di là la griglia con le salamelle, le patatine, tutto quello che è il tipo. Commissione cucina. Ogni commissione. Quindi adesso siamo in anticipo, poi ripassiamo. Vabbè ragazzi, noi vi ringraziamo, adesso andiamo a fare un giro per i vostri mercatini, ci sono, giusto? E poi magari ci vediamo nel pomeriggio per il Nutella Party. Va bene, grazie. Grazie ragazzi, ciao.